Cari telespettatori di Rossini TV, questa sera vi trovo a Tavuglia e per la precisione sono al Centro Giovani Base Tavuglia e stiamo per partecipare ad una serata davvero molto molto particolare ed interessante. Una serata direi di racconti, racconti di viaggi, di sport, racconti di vita, racconti di esperienze straordinarie. Il protagonista di questa serata è Lorenzo Barone, un giovane ragazzo di 26 anni che questa sera ci racconterà una sua avventura particolare. Vi dico soltanto 23 giorni, 300 km, gelido inverno dell'Islanda. Allora, Lorenzo, sono molto contenta di poterti intervistare e come prima cosa ti chiedo un po' di raccontarci chi sei, quanti anni hai, da dove vieni. Sono un ragazzo di 26 anni e semplicemente sto cercando di seguire le mie passioni e di vivere di questo. Sono partito nel 2015 in bicicletta usando una vecchia bici che era in garage di mia madre e ho proseguito fino ad oggi pedalando in Europa, Africa e Asia per poco più di 100.000 chilometri. Adesso sto cominciando a variare, non voglio più soltanto ripetermi sulla stessa attività tutta la mia vita e quindi voglio vivere nuove esperienze. Ho attraversato l'Islanda con gli sci, per esempio, e stasera racconto questa esperienza qua. Ecco, appunto, questa serata è dedicata completamente a te, Lorenzo. E che cosa ci racconti nello specifico questa sera? Quale avventura ci racconti? Farò un breve riassunto delle esperienze passate, quindi delle motivazioni che ho avuto finora e di come le ho affrontate, come sono cambiato e ciò che ho imparato in questi anni. E poi, nello specifico, racconterò anche dell'Islanda, ovviamente, dato che è, diciamo, la novità e ero stato qui l'anno scorso raccontando della traversata dal Sudafrica fino in Mongolia in bicicletta di 221 giorni. E questa traversata è più piccolina, però è, diciamo, è la prima avventura che non è realmente in bicicletta perché la bici non c'era e che farà un po' come primo, sarà un po' il primo passo per un nuovo approccio alle avventure che avrò da quest'anno, ecco. Queste tue esperienze di viaggio e di vita sono, come le abbiamo definite, delle imprese straordinarie. Che emozioni provi? Ma sono esperienze, le reputo sempre delle esperienze di vita. Ognuno segue le proprie passioni, c'è chi dipinge, c'è chi non so, lavora in informatica. A me appassiona questo mondo, mi piace stare a contatto con la natura e mettermi sempre un po' alla prova, ecco, in vari ambienti, dal caldo al freddo, nuove popolazioni, culture, e vedere. Imparare da tutto ciò. E che cosa ti ha spinto a farle quando hai iniziato, se non erro, nel 2015? Nel 2015 era un po' quasi uno sfogo, un modo per uscire dalla quotidianità nella quale vivevo e poi si è trasformato in una passione. So che sei molto seguito ovviamente anche sul mondo social. Che cosa cerchi di trasmettere magari ai giovani e ai ragazzi soprattutto? Mi piacerebbe semplicemente che seguissero tutte le proprie passioni perché, indipendentemente soprattutto da quello che gli viene detto, diciamo, tutto attorno, dagli amici alla famiglia, eccetera, perché se io avessi seguito, diciamo, i consigli e ciò che mi dicevano le persone attorno a me nel 2015 non sarei neanche partito. E quindi, indipendentemente da quale sia la propria passione, credo che ognuno debba provare perlomeno a seguire il proprio istinto e a perseguire la propria passione. Hai un sogno nel cassetto e un'impresa che ancora non hai fatto e che assolutamente vuoi fare? Ho tante idee, però ne scelgo una alla volta e le adatto in base a ciò che in quel momento voglio vivere come esperienza. E quindi adesso tornerò al freddo, però ho tanti progetti nelle Americhe dove non ho ancora fatto niente di importante o anche in Oceania. Ho vari progetti. Qual è però il tuo prossimo viaggio? Sei in partenza? Lo annuncerò a breve. Sì.
Allora Patrizio, una serata particolare, quella di questa sera, come ho definito in apertura, una serata di imprese straordinarie. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto ripetere la manifestazione di imprese straordinarie. Saranno tre serate dedicate a viaggi bellissimi. Questa sera abbiamo Lorenzo Barone, poi avremo Giuliano Pellegrinelli e poi Gloria Paoli, che è una ragazza di Tavuglia che ha fatto il giro, il circuito, diciamo, dell'Annapurna, 170 km fino ad arrivare a 5600 metri d'altezza. Quindi ci verrà a raccontare anche lei prima di Natale la sua esperienza. Che cosa vi ha spinto a organizzare serate di questo tipo che raccontano esperienze forti di vita? Io sono sempre stato un fautore di queste serate. Fortunatamente abbiamo trovato anche dei ragazzi molto validi, disponibili a venire a raccontare le loro esperienze, quindi anche nel tempo andremo avanti con sempre nuove storie. E come risponde il pubblico? Qual è l'affluenza del pubblico? Li vedo abbastanza interessati. Di solito è massima, diciamo, la sala si riempie. Stasera non lo so, però presumo dai contatti che abbiamo avuto che anche stasera sarà una bella serata piena di gente. Allora Laura, che cosa ne pensi di questa serata in generale, ma soprattutto di queste imprese di Lorenzo Barone? Allora, ormai Lorenzo Barone è un amico, perché è la seconda volta che ci viene a trovare, e non vi nego che la prima volta mi ha veramente emozionato. Vi dico solo questo aneddoto, che io avevo già prenotato l'anno scorso un viaggio per il Kenya e nonostante fosse tutto prenotato, tutto già bello, no? Organizzato, avevo presente l'ansia prima di partire. Arriva lui che mi racconta il Kenya, tutta l'Africa, fatta a suo modo con la bicicletta. Ho detto, Madonna, io ho paura di andare in un hotel, no? Perché sai, il Covid. Lui invece è temerario, prende questa bicicletta e ha passato veramente tutta l'Africa, dal Sudafrica fino ad arrivare in Egitto. Non so se vi ricordate o c'eravate l'anno scorso quando raccontava che l'hanno addirittura arrestato. E si vedevano foto in cui passava in mezzo alle cavallette. Quindi veramente, io dico sempre, per me un po' di pazzia ci vuole per fare queste cose. Non è da tutti. Ricordiamo anche il contenitore di questo evento, che è Base Tavuglia, questo centro giovani che è poi attivo, diciamo, da pochi anni, è nuovo. Certo, è nuovissimo, è un'idea che questa amministrazione ha avuto e che ha fortemente voluto, soprattutto per darlo ai giovani. È uno spazio che nasce proprio come sì, un contenitore che ha bisogno comunque di investimenti, di crederci, ed effettivamente vediamo come la risposta da parte dei cittadini e soprattutto dei giovani è molto molto importante ed è molto positiva. E abbiamo iniziato un affidamento all'Hauser, creando appunto un Hauser giovani, e dopodiché l'abbiamo riempito, lo stiamo riempendo per due volte alla settimana con la cooperativa Utopia, per i bambini dai 6 agli 11 anni e per gli adolescenti dai 12 ai 20 anni. Ed è molto, molto frequentato, anche perché a Tavuglia noi avevamo già un centro giovanile a Rio Salso, ma come diciamo sempre, Tavuglia è molto frastagliata, ha delle frazioni che sono tra loro molto distanti, per cui se fai una cosa da una parte non è detta che venga utilizzata dall'altra. E quindi aver aperto Base Tavuglia, aver dato e donato uno spazio per i ragazzi è molto importante. E poi non vi neghiamo che insomma è importante anche per noi, perché finalmente abbiamo una stanza, un luogo dove poterci incontrare per organizzare diverse cose, da una pizzata con gli anziani, estemporanea perché i giovani sono molto gelosi di questo posto, non vogliono darlo a nessun altro, a serate come questa, con serate straordinarie con questi personaggi che raccolgono comunque, come vedete, tantissime persone anche da fuori Tavuglia, perché comunque Barone ha un suo seguito, tra virgolette diciamo che è uno youtuber, anche se lui so che si offende se gli diciamo questa cosa, però è un ragazzo seguito soprattutto da chi ama, no, lo sport, ama, no, vivere all'aria aperta, vivere anche delle avventure particolari come quelle che sta facendo lui. Allora Michele, con te siamo alla chiusura di questa serata che è andata benissimo, cosa ne pensi?
Allora, sono incontri questi molto, molto interessanti sia per noi ma proprio per la partecipazione che ha. Anche questa sera si contavano più di 120 persone in sala e quindi dimostra l'interesse che ci sono per queste esperienze fuori dal normale, perché questi sono ragazzi veramente fuori dal normale, però che sono anche d'esempio per i nostri giovani, per tutti, perché a pensare che in una sala come questa avevamo previsto sì l'affluenza, ma non così tanto da rimanere la gente anche in piedi, e molti giovani tra l'altro, vuol dire che ha un bel appeal, ecco, questo tipo di esperienze. Come forse vi ha detto anche l'assessore Federici, il 7 di dicembre ci sarà un altro evento simile, sempre di queste storie, diciamo borderline. Ma parlando di stasera, Lorenzo Barone ha dimostrato per la seconda volta che viene qua a trovarci, diciamo, di che stoffa è fatto, ecco, e non è una persona, diciamo, che in classifico normale, ma nel senso buono, nel senso che questo è avanti tanto. Sì, infatti, non solo poi racconti di viaggio, ma anche veramente lezioni di vita. Sì, lezione di vita, perché quando è capitato a lui che hai a che fare con te stesso e il mondo, il resto del mondo, allora è lì che cominci a fare veramente un bilancio di quello che è necessario, di quello che è superfluo. Quello che sicuramente nella nostra società di oggi un po' abbiamo perso il contatto sia col mondo, con la realtà dura, diciamo, e i problemi veri, quelli che sono i problemi veri, ecco. Andata questa serata, che cosa ne pensi, Lorenzo Barone? Ma la serata è andata molto bene a livello personale, da questo ragazzo è di ispirazione e niente, c'è solo da imparare e da ammirarlo, ecco. Se dovessi intraprendere un viaggio di questo tipo, che cosa ti spaventerebbe di più? Ma non avrei paura, prenderei e partirei, cioè. Poi ascoltandolo da solo tante cose positive, quindi di aver paura proprio no, l'ultima delle cose. Com'è andata questa serata? Molto bene, molto interessante, molto ricca di spunti anche. L'ho chiesto prima, te lo chiedo anche a te, se dovessi intraprendere questo tipo di viaggio, che cosa ti spaventerebbe di più? La solitudine, il cibo, il freddo? Ma forse più che altro la diffidenza, il timore di andare in posti che non conosci, la differenza verso le persone strane, culture diverse, forse anche l'idea che abbiamo sbagliata di altri paesi, che forse ci spaventa di più forse. Allora, beh, di Lorenzo Barone è fantastico, lo ammiro, anche perché io proprio nel mio piccolissimo adoro anch'io viaggiare in bicicletta da sola, e perché altre ragazze non si trovano comunque che la pensano come me. E belle queste cose che fate qua a Tavuglia, e quindi grande ammirazione, non vedo l'ora che tornerà a raccontare le prossime avventure, e anche che avete invitato anche quell'altra ragazza che in questo momento non ricordo il nome, e la Gloria mi pare, e sono delle belle cose da dire, anche perché sono esperienze che vanno fatte nella vita, e queste persone sono dei punti di riferimento che insomma rispetto alla normalità portano, no? Delle nuove esperienze, quindi è bellissima questa cosa. Sei appassionata di bicicletta? Sei pronta ad intraprendere un viaggio di questo tipo? Oddio, di questo tipo magari no, magari in temperature un pochino più miti rispetto a quelle di Lorenzo, però sì, assolutamente sì. Anzi, è uno stimolo in più, no? Allora, com'è andata questa serata? Ma è molto bene, io Lorenzo è un po' di anni che lo seguo. Grazie al consiglio di un amico stasera sono venuto a ascoltare un po' le esperienze che ha fatto durante questi anni qua, e diciamo che il mondo social è molto impattante, ma poi quando lo senti dal vivo è tutto un altro paio di maniche. Quindi no, molto, molto bello, attività del genere secondo me sono molto utili, specie per noi giovani che a volte siamo un po' svogliati, sai, e stimolano molto, molto stimolano. Hai mai intrapreso viaggi insoliti come quello di Lorenzo? Sì, però diciamo non a questo livello così un po' estremo, no? Naturalisticamente parlando.
Però sì, Cammino di Santiago è più trekking forse che biciclette o sport di movimento. Più tranquillo, più camminate. Abbiamo trascorso davvero una serata molto bella in compagnia di Lorenzo Barone, che ci ha raccontato non solo dei viaggi ovviamente insoliti e straordinari, ma ci ha regalato davvero un'importante lezione di vita, che non ci sono limiti nella vita se non quelli che stabiliamo nella nostra mente. Ringraziamo ovviamente il Comune di Tavuglia per aver organizzato questo evento molto bello e vi consigliamo ovviamente di seguire sui social, magari per chi è più social, la pagina Instagram del Centro Giovani Basse Tavuglia per rimanere sempre aggiornati, perché sicuramente seguiranno altri eventi di questo tipo con altrettante storie importanti e straordinarie. Una buona serata da Roberta, da Rossini TV, alla prossima!